tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Anziana scomparsa da casa, l'appello della figlia. Entro maggio sarà illuminata la ciclabile Fano Fosso 6 ore. Dopo il TG torna l'atteso programma in diretta con il sindaco di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Ancora nessuna notizia della signora scomparsa sabato scorso dalla sua abitazione nella zona del Lido di Fano. Oggi la figlia ha deciso di lanciare un appello. Sentiamo. Sono ancora senza esito le ricerche di Carla Rovaldi, la pensionata di 84 anni scomparsa all'alba di sabato scorso dalla sua abitazione in via Franceschini, al Lido di Fano. Inizialmente, dopo l'ispezione di zona da parte delle forze dell'ordine, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bologna hanno scandagliato il canale Albani, luogo in cui la donna aveva dichiarato di volersi gettare per farla finita. Una delle ipotesi, infatti, è che l'anziana, autosufficiente ma da tempo depressa, abbia deciso di gettare per porre fine alle sofferenze. Aveva dei problemi di salute e per questo ha dovuto subire due delicati interventi, di cui l'ultimo nel 2014. Anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Fano e Pesaro a bordo di motovedette hanno perlustrato fino a martedì mattina il tratto tra Fosso 6 ore e il Cesano. Per il momento le ricerche in mare si sono fermate, ma l'ufficio circondariale ha allertato le autorità marittime dell'Adriatico. Dopo diversi giorni trascorsi da quel momento, visto che gli sforzi per rintracciarla sono risultati vani, nonostante ricorso a un ecoscandaglio e ad altre sofisticate attrezzature, la figlia Mariella, mostrandoci una foto della madre, ha rivolto un appello a tutti coloro che potessero aver visto l'anziana signora. L'84enne è uscita di casa all'alba, indossando solo una vestaglia da letto di color rosa salmone, con una stampa a fiori e le ciabatte a infradito. Infatti, pensa che una persona dall'età così avanzata non avrebbe potuto compiere tanta strada. Addirittura, ci racconta, non ha portato con sé nemmeno gli occhiali da vista. D'altra parte, poi, chiede agli operatori commerciali e ai privati in possesso di telecamera a circuito chiuso di visionare le immagini registrate nella notte tra il 20 e il 21 febbraio scorsi. Non perde la speranza Mariella e chiede altresì di rivolgersi alle forze dell'ordine nel caso in cui qualcuno dovesse aver saputo o visto qualcosa. Migliorano le condizioni di salute invece della ragazzina di Calcinelli, ricoverata venerdì scorso all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, inizialmente con una sospetta meningite da meningococco, poi rivelatasi un'infezione invasiva da streptococco, un batterio che può procurare faringiti. La dodicenne è sempre nel reparto di rianimazione e continua a rispondere bene alle cure, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Cambiamo argomento. Entro il prossimo mese di maggio verrà illuminato il tratto di pista ciclabile Fano-Fosso 6 ore. Collega Fano e Fosso 6 ore sul lungomare. È stata inaugurata il 5 febbraio 2011 ed ora, a distanza di quasi 4 anni, verrà completata la parte riguardante l'illuminazione. Entro il mese di maggio, infatti, termineranno i lavori che prevedono l'installazione di 163 luci nei punti di cablaggio già esistenti. Abbiamo eseguito il progetto di completamento perché fortunatamente i plinti già esistevano, quindi la posizione dei pali era già stata prevista dal progetto iniziale. E ASET ha curato il completamento dell'illuminazione attraverso un'illuminazione a LED. E a quanto ammonta il costo per le varie operazioni? Dunque, a base d'asta siamo partiti da un confronto concorrenziale che aveva una base d'asta di circa 130.000 euro e siamo arrivati ad un'assegnazione di circa 100.000 euro. Grazie all'illuminazione verrà salvaguardata l'incolumità di ciclisti e pedoni che sempre più di frequente usufruiscono di quel tratto. Di conseguenza potranno essere evitati incidenti anche mortali, come è successo a giugno 2012 a causa della scarsa visibilità. Per quanto riguarda le tempistiche? Per
avviare le gare abbiamo dovuto attendere il nulla osta di Rete Ferroviaria Italiana, e la quale è arrivata appunto la prima decina di febbraio, e già dal 15 abbiamo proceduto alle gare. Che modello sono i fari? I fari LED sono di produzione italiana e il modello si chiama Italo. Entro quando verrà consegnata l'opera? Entro maggio contiamo di consegnare l'opera, salvo imprevisti in corso di affidamento appunto sia della parte di materiale che del montaggio. Invece sulle vicende che hanno visto protagonista in questi giorni la Rincicotti Orciani, la ditta al 100% di proprietà ASET e a rischio liquidazione, la Presidente ha risposto così. Io preferisco parlare dei fatti. Visto che abbiamo visto i risultati che abbiamo ottenuto grazie all'efficienza e alla professionalità dei dipendenti, abbiamo dimostrato che sappiamo fare bene il nostro lavoro, e quindi piuttosto che le chiacchiere preferisco poi dare delle risposte fattive. La Protezione Civile di Fano metterà a disposizione un congegno che permetterà interventi più rapidi su sostanze inquinanti che dovessero finire in mare. I volontari fanesi del Cibi Club Mattei hanno ideato un congegno contro le sostanze inquinanti. Si tratta di un motore da installare su un braccio meccanico che permette di calare, srotolare e riavvolgere in tempi rapidi le cosiddette panne di contenimento. Questo macchinario sarà in grado di bloccare le macchie oleose presenti in acqua. Nasce il tutto da un corso organizzato dal capitaneria di porto sullo sversamento di idrocarburi in mare. Allora, qualche anno fa, tutti i volontari, non solo del Cibi Club Mattei, hanno partecipato a questo incontro con la Capitaneria di Porto, ed era incentrato sullo sversamento appunto di idrocarburi, petroli, gasolio, olio perso in mare o al porto, e la cosa ci ha appassionato in pratica. Da lì un volontario ci ha donato un primo gommone, poi la Regione Marche ci ha dato un gommone sequestrato, e le volte che siamo intervenuti abbiamo visto che per raccogliere queste panne, calarle in mare, era una fatica immane, soprattutto per togliere dall'acqua. Una struttura come questa ce l'ha credo solo nella provincia di Pesaro per la nostra zona, e quando si perde dell'olio in mare è importante da arrivare presto, quindi chiamare la provincia con le panne e tutto il resto si perde del tempo. È nata l'idea appunto di applicare in cima a una gru un meccanismo che potesse fare questo. Tramite un fabbro qui vicino a Lucrezia si è messo giù con noi a studiare questo meccanismo, e nell'arco di un anno e mezzo siamo riusciti a realizzarlo. È una cosa molto semplice: in cima alla gru con dell'olio, in pratica con la pressione dell'olio, siamo in grado sia di calare in acqua e di togliere e di metterlo, ma soprattutto di raccoglierlo, che non è cosa facile, con l'aiuto di un gommone. Il marchingegno sarà messo a disposizione degli enti, della Guardia Costiera e di chiunque ne abbia bisogno. Basta contattare la Capitaneria di Porto, che a sua volta inoltrerà la richiesta in Regione. All'ente pubblico poi il compito di comunicarlo ai volontari della Protezione Civile. Questo è il nostro mestiere, cioè in pratica nel tempo libero doniamo tempo e attrezzatura a chi ne ha bisogno. Carrozzieri pesaresi sul piede di guerra, come del resto l'intera categoria a livello nazionale. Il nuovo disegno sulla concorrenza prevede l'applicazione degli sconti agli automobilisti e la riparazione nelle officine convenzionate delle assicurazioni. Per questo la prossima settimana le 250 imprese in provincia di Pesaro Urbino si mobiliteranno contro il provvedimento che potrebbe mettere a rischio le carrozzerie indipendenti. Al vaglio ci sono anche azioni di protesta. Alcuni appuntamenti: la nuova Associazione Culturale Informatica e Società Digitale organizza una prima conferenza con il professor Domenico Consoli dal titolo Vivere nella società digitale. L'incontro si terrà nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano domani, venerdì, dalle 17.30 alle ore 19. Ultimo appuntamento con la scuola di pace Carlo Urbani, sabato 28 febbraio dalle 16.30 nel centro pastorale diocesano in via Roma Fano. Evangelii Gaudium e Terza Guerra Mondiale, il pensiero di Papa Francesco è il titolo dell'incontro, che partirà dalle parole del Pontefice con l'aiuto di Suor Alessandra Smerilli. Chiudiamo con la pagina degli spettacoli. C'è attesa per il nuovo spettacolo della compagnia dialettale GAF, che quest'anno festeggia 30 anni sul palcoscenico.
Quale sarà la commedia che andrà in scena? La commedia che rappresentiamo quest'anno si intitola Pudeva G Ancaped e prosegue nel solco della nostra tradizione, spontaneità e divertimento soprattutto. E racconta, direi, di una storia impossibile tra due giovani di estrazione sociale differente. Però a questo proposito voglio far raccontare la storia e la trama da due dei nostri protagonisti. Oh, sì, la mia Jacqueline andrà in sposa a questo giovane. La mia Jacqueline, il mio bocciuolo, il mio scricciolo. Mi tocca sposare per forza. Anselmo, caro, è così emozionato che non ha nemmeno un filo di voce. Me vuoi sposare. Anselmo, sarà un matrimonio bellissimo. Sì, e c'ho la lira, c'ho. Faremo una cerimonia sfarzosissima. Paghè, la vuoi fare, la vuoi. Anselmo, ma cosa dici? Ma insomma, la vuoi o non la vuoi, mami Fiola? Che... Tu sei un gran impostor, perché ecco, io ti do in dono il frutto della mia vita e tu cufei, eh? Gli impostor, arriva questa sa storia di imbroc e voi che siete gran capisciona, mandona gli impostor. Come ti permetti? E come mi permette? Io sono una nobile, rivolgiti a me con doni proprio. Io direi di riprendere la linea, perché forse abbiamo già svelato troppo, Ma la storia come finirà? Beh, qui non ci sono alternative. Chi vuol vedere se questi due giovani convoleranno a giuste nozze, bisogna che venga al Politeama e non c'è altra possibilità. Ricordiamo le date. Allora, il GAF presenta Pudeva G Ancaped il 2, 3, 4 e 9 marzo. I botteghini per la prevendita sono già aperti al Politeama. Edizione più breve del nostro telegiornale, tra poco infatti qui in questo studio con Simona Zonghetti ci sarà il sindaco di Fano Massimo Seri per il consueto appuntamento mensile Primo Cittadino. Questi sono i numeri di telefono per mettersi in contatto con la nostra redazione. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci a domani.